Amici delle Fonti TV, bentornati alle nostre grandi interviste. In studio con me il dottor Tommaso Lupatelli, specialista in radiologia interventistica e chirurgia vascolare. Benvenuto, dottore. Anzi, grazie. Direi bentornato. Grazie. Il dottor Lupatelli è stato qui con noi, ospite, qualche tempo fa per parlare di embolizzazione, questa nuova tecnica non invasiva. Tra l'altro, il dottor Lupatelli è già noto per aver sviluppato l'intervento di angioplastica venosa nel trattamento della sclerosi multipla, della sindrome di Meynier e della SLA, ma su questo torneremo dopo. Ora io mi soffermerei, dottore, a parlare appunto della tecnica di embolizzazione non invasiva senza bisturi nel trattamento dell'adenoma prostatico e delle emorroidi. Bravissima. Grazie. Noi in effetti seguiamo questo intervento per il trattamento dell'ipertrofia prostatica o adenoma che colpisce moltissimi uomini sopra i 50 anni ed è una patologia invalidante perché poi il paziente ha sintomi ingravescenti, difficoltà soprattutto nell'urinare ma anche difficoltà nei rapporti, insomma una patologia che l'uomo conosce molto bene e che fino adesso viene trattata a livello chirurgico, cioè con interventi purtroppo abbastanza invasivi o comunque che lasciano delle sequele e possono anche a volte purtroppo complicarsi. Noi eseguiamo invece un intervento mininvasivo dove non abbiamo effetti collaterali. Questo è molto importante perché una delle paure maggiori dell'uomo che si sottopone a un intervento per la prostata è appunto avere degli effetti collaterali a lungo termine che possano precluderne alcune attività, fra cui appunto quella sessuale. In questo caso con noi non succede e è cosa molto buona, il paziente viene dimesso il giorno dopo, quindi è una tecnica anche indolore con una ripresa velocissima. Stessa cosa per la patologia emorroidaria, addirittura ci sono interventi che purtroppo costringono il paziente a dover stare lontano dal lavoro, quindi anche per un mese, perché l'intervento è sicuramente invasivo, mentre con l'embolizzazione, riducendo l'apporto di sangue direttamente alla lesione, noi trattiamo velocemente, perché dura pochissimi minuti, e in maniera efficace i pazienti che già dal giorno dopo possono tornare all'attività lavorativa. Quindi anche nelle emorroidi un intervento veloce, mininvasivo, ripeto, e soprattutto un intervento efficace. Questi sono interventi che sono stati sviluppati negli Stati Uniti, che ormai hanno una grandissima diffusione negli Stati Uniti. In Italia ormai sono più di 5 anni che li eseguiamo e devo dire che c'è una grandissima risposta da parte della comunità perché appunto consentono di evitare tutte le complicanze e soprattutto le lungaggini, se così vogliamo dire, dell'intervento di chirurgia tradizionale. Lei, dottor Lupatelli, è il chirurgo con la più grande casistica mondiale nell'intervento di angioplastica venosa nel trattamento della sclerosi multipla. Se ne vuole parlare? Io di base mi occupo di tecniche innovative. Diciamo che è un'attività, se vogliamo così dire, di famiglia. E quindi nel praticare tecniche innovative ci sono determinate regole e a volte appunto ci siamo imbattuti in tecniche che sembravano effettivamente molto efficaci e così futuristiche, e una di queste è sicuramente l'angioplastica per i pazienti affetti da sclerosi multipla, sindrome di Meynier, anche cefalea cronica rifattari alla farmacologia, oltre che in qualche paziente affetto da SLA. Quindi il campo è molto vasto, è molto ampio, è difficile racchiudere queste patologie che alla fine sembrano anche abbastanza diverse fra di loro, anche se sono alla fine tutte patologie del sistema nervoso centrale. La cefalea in particolare è una cefalea cronica rifattaria alla farmacologia, è una patologia molto difficile. Ma noi andando ad agire a livello della circolazione venosa intracerebrale ed extracerebrale, quindi a livello del collo, favoriamo un deflusso di sangue verso il cuore e questo in tutte quelle patologie che appunto ho elencato comporta un miglioramento significativo
dei sintomi, quindi pazienti che hanno dei benefici a volte molto importanti. È molto noto il caso della signora Mantovani, che è stata operata di sclerosi multipla con il nostro metodo e in effetti ha avuto dei miglioramenti importanti. Mantovani, la moglie di Pavarotti, per intenderci, ne parlo perché diciamo è un po' un'icona, un di po' questa, il caso, sì, emblematico. E lei stessa che insomma parla di questa cosa e appunto per attestare i miglioramenti che ha avuto. Quindi difficile diffondere queste tecniche perché ci vogliono degli investimenti molto importanti, soprattutto bisogna partire dalla base, quindi ottenere il comitato etico, avere un progetto di ricerca, poi il progetto di ricerca a volte deve essere affiancato anche ai riconoscimenti universitari. Noi in questo tipo di patologia chiamata CCSVI, insufficienza cronica cerebrospinale venosa, abbiamo ottenuto da circa un anno un dottorato di ricerca all'Università Sapienza, che è un'università importante perché è la prima nelle neuroscienze in Europa. Questo è un riconoscimento importante perché grazie a questo riconoscimento possiamo dire che finalmente la CCSVI può essere studiata e soprattutto è stata accettata dalla comunità. Trattando questa CCSVI, noi, che si associa sempre o quasi alle patologie che vi dicevo, quindi la SLA, la cefalea, la sclerosi multipla, noi otteniamo degli importanti risultati. Beh, sono stati fatti passi da gigante, quindi dobbiamo solo aspettare e sperare che questa tecnica venga utilizzata ad ampio spettro. Beh, diciamo che ci vogliono degli studi che possono attestare la validità della tecnica. Posso anche dire che alcuni studi sono già stati pubblicati, sono studi importanti, però quando parliamo di sclerosi multipla e di cefalea tocchiamo un campo molto delicato dove anche ci sono sicuramente molti interessi, quindi è molto importante, diciamo, poter dimostrare a livello scientifico la validità. Io ho messo, diciamo, organizzato un gruppo a Roma, un gruppo di ricerca che insieme all'università, insomma in collaborazione con l'università La Sapienza, dove stiamo cercando di sviluppare e studiare questa malattia sia per quanto riguarda la diagnosi che il successivo trattamento. Grazie dottor Luppatelli per essere stato di nuovo con noi qui alle Fonti e grazie a voi telespettatori per averci seguito.